Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio dedicare questo video agli acquisti vintage. Molto spesso, specialmente in privato, mi chiedete consigli sui vostri acquisti. Mi dite: Nicole, questa borsetta sarà originale, non sarà originale? Oppure Nicole, dov'è che acquisti tu le tue borse? Oppure Nicole, dov'è che vendi tu le tue borse? Adesso in questo video finalmente vi rispondo, vi spiego dove acquisto le mie borse, dove le vendo e soprattutto cosa fare e cosa non fare se volete acquistare una borsa Chanel o qualsiasi altro brand di lusso vintage. La prima regola da tenere a mente in linea generale quando parliamo di lusso vintage è: se è troppo bello per essere vero, probabilmente non è vero. Nel senso che se volete acquistare una borsetta che sembra troppo perfetta, che ha un prezzo davvero troppo basso per essere una Chanel, vi sembra l'occasione di una vita, molto probabilmente quella borsa è fake. Mi mandate tantissime foto, specialmente di borse, in privato su Instagram e mi chiedete se secondo me sono originali oppure no. Ragazzi, quando mi fate queste domande, mi mandate queste foto, io non vi rispondo, non perché sono cattiva, quindi vi chiedo scusa. Il fatto è che non posso prendermi la responsabilità di dirvi: sì, questa borsa è sicuramente autentica, oppure no, questa borsa è sicuramente falsa, perché dalle foto molto spesso è veramente difficile capirlo. Quindi non voglio dirvi: sì, mi sembra originale, poi magari voi l'acquistate e fate uno sbaglio gigantesco, perché non potendo vederle dal vivo è veramente, veramente difficile. Ci sono borse contraffatte che non c'entrano niente con quelle originali e qualsiasi fan del brand se ne accorge, ok? E poi ci sono anche le borse contraffatte, che sono veramente uguali, identiche al modello originale, cioè uguale identico per modo di dire, ma diciamo che esteticamente, specialmente in foto, è veramente difficile vedere la differenza. Anche perché molto spesso, altra cosa che fanno, così ho sentito, i siti che vendono prodotti di lusso vintage che non sono molto affidabili, cosa fanno? Vi fanno vedere le foto di una Chanel vera. Io sto parlando di Chanel, ma può essere qualsiasi altro brand, che molto spesso mi chiedete proprio su Chanel, perché ovviamente è il mio brand preferito. Molto spesso su questi annunci, oppure ve le spediscono, vi fanno vedere delle fotografie, magari di una Chanel che è una vera Chanel, ok? O una qualsiasi borsa di lusso che è una vera borsa di lusso, ma poi quello che vi arriva a casa è tutt'altra cosa. Quindi io vi consiglio di non acquistare mai vintage di lusso, a meno che non sia da siti super affidabili, quindi no eBay, no Etsy, no, non lo so, altri siti di questo genere. Assolutamente no, vi posso assicurare che il 90% sono truffe. Su eBay ho visto anche borse, effettivamente devo dire, e anche altri capi di abbigliamento di lusso che sono effettivamente veri, sono autentici. Il problema però con eBay è che c'è sia l'autentico vero che il finto autentico e la truffa, quindi è molto difficile saper, diciamo, dividere i due. Questo è il problema di eBay. Quindi, se a meno che voi non siate super, super, super esperti, o a meno che voi non acquistiate da un seller super, super, super affidabile, eBay io lo sconsiglio. È sempre meglio affidarsi a siti che vendono solo ed esclusivamente lusso vintage e che sono presenti da molto tempo, quindi sono assolutamente affidabili. Io vendo ed acquisto quasi sempre solo su designer vintage. Comunque vi metterò i link giù nel box informazioni così potete cliccare direttamente. Altri siti che mi vengono in mente sono Vestiaire Collective, altro sito è What Goes Around Comes Around NYC. Sì, ce ne sono comunque diversi. Quelli che mi vengono in mente ve li scrivo nel box informazioni. Questi sono tutti siti che offrono un servizio di controllo, di autenticazione prima che l'accessorio, il capo vada online. E addirittura, per esempio, Designer Vintage offre anche il servizio di intermediario. Quindi tu, quando acquisti qualcosa, quando vendi, eccetera, loro fanno da intermediario, ricevono il prodotto, lo controllano, verificano l'autenticità e poi sbloccano il pagamento. Quindi sono tutti siti molto affidabili, in particolar modo Designer Vintage, mi sono sempre trovata molto molto bene. Questi non sono sicuramente gli unici, quelli che vi metterò nel box di informazioni, non sono sicuramente gli unici siti affidabili, ma sono quelli che io conosco meglio e che quindi mi sento di consigliarvi. Visto che mi chiedete in tanti come fare a riconoscere una Chanel finta, e quasi sempre mi chiedete proprio di Chanel, come vi dicevo, ci sono due tipi di falsi. Il primo ve ne accorgete subito, anche solo in fotografia, anche se non siete fan
fan di questo brand, si vede che sono false. E poi ci sono i falsi che sono fatti un pochino meglio, e quindi è difficile, specialmente se non siete super appassionati del brand, oppure se vedete solo qualche fotografia, è difficile riconoscere. La cosa a cui dovete affidarvi di più per quanto riguarda le Chanel, parliamo però solo di modelli da metà degli anni 80 in poi, perché prima non esistevano, dovete sempre andare a cercare, adesso non so se riuscirete a vederlo, magari riesco, questa è una mia Chanel vintage che ho preso un paio d'anni fa, ha tipo la mia età, l'adoro, è un colore bellissimo, e se vado a vedere all'interno, non riesco a farvelo vedere, ok, all'interno c'è un piccolo qua, nell'angolino c'è un piccolissimo, grande proprio come la mia unghia, tagliandino con un codice. Quel codice, che appunto è stato inserito nelle borse però soltanto dai 1985 in poi, metà degli anni 80, a quel codice deve corrispondere il codice che trovate su questa card che vi devono dare quando acquistate una qualsiasi Chanel, ok? Prima mi sa che sui modelli pre-1985 c'era la card ma senza il codice, ok? Comunque la card ve la devono dare. Da metà degli anni 80 in poi le borse hanno tutte quante un codice all'interno che poi deve essere uguale, identico al codice che trovate sulla vostra card, mi raccomando. In linea generale, anche qui super consiglio che vale sempre per tutte le borse Chanel e anche per la maggior parte degli accessori. Non tutti hanno queste tesserine, devo dire, tipo il cerchietto che ho non ha la tesserina, e quindi alcune cose Chanel non le fa con il cartellino, però tutte le borse assolutamente, e appunto molti accessori ce l'hanno. Se in linea generale volete acquistare una borsa vintage che non ha non ha la card, anche se solo all'interno c'è il codice ma non c'è la card, no. Se non c'è il codice è sicuramente falsa, se c'è il codice può essere falsa ugualmente, falsificano purtroppo anche queste card, quindi anche in quel caso dovete andare a vedere su internet tutti i vari dettagli di queste card. Ad esempio c'è un logo di quelli che, come si chiamano, olografico, e dovete andare a vedere su internet tutti i vari dettagli di queste card e andare poi a verificare che sia effettivamente uguale, identica, perché purtroppo sono molto molto bravi a creare i falsi e sanno di questo codice, quindi falsificano anche il codice. Altra cosa che vi può aiutare a riconoscere una Chanel originale, io questa l'ho presa appunto su Designer Vintage, è il logo, quindi la chiusura. Le borse che sono state fatte negli anni 80 o prima avevano tutte il logo placcato oro, le borse nuove non sono più placcato oro purtroppo, ma le borse vintage di una volta hanno tutte il timbrino appunto che certifica che il logo è placcato oro, quindi questa è una cosa che potete notare, e se la vedete e vedete che nella borsa vintage c'è questo piccolo logo ma nella borsa nuova, nelle borse nuove non c'è, non è perché queste sono false, ma deve esserci assolutamente questo piccolo dettaglio che vi fa capire che la borsa è originale. Altra cosa da controllare molto bene se volete acquistare una borsa e non conoscete benissimo la persona che la vende, cosa che io sconsiglio, però mi mandate talmente tante foto che altra cosa che dovete stare attenti sono le cuciture, quindi se ci sono punti imperfetti, con qualche imperfezione, oppure se c'è qualche filo che avanza un pochino, oppure qualche piccolo nodo fatto con il filo nelle cuciture, quella è sicuramente una borsa fake. Chanel non avrà mai una cucitura fatta male, nodi nel filo, fili che avanzano da qualsiasi lato, ok? Queste cose non ci sono da Chanel, quindi se le vedete, se vedete queste imperfezioni in una borsa, nelle fotografie, sicuramente è fake. Controllate sempre all'interno anche il logo che sta all'interno della chiusura. Questo non so perché, ma molto spesso non sono bravissimi a contraffarlo, e quindi dalle viti o dalla scritta spesso si riesce a capire che non
non è una Chanel originale. Su questi siti vedrete ci sono borse, ma non solo borse, in realtà anche altri accessori e altri capi che costano parecchio di più rispetto al prezzo che avevano in boutique. Questo succede perché molto probabilmente quella borsa oppure quell'accessorio era parte di una collezione in edizione limitata e che ha riscosso un grandissimo successo, e visto che è difficile trovare, appunto per il fatto che era un'edizione limitata, quel particolare accessorio, chi lo rivende ad un prezzo molto più alto rispetto a quello pagato in boutique. Che si tratta quasi sempre di cose per collezionisti, un po' strano parlare di collezionismo, ma è così. E una domanda che mi fate costantemente è: Nicole, ma come fai a guadagnare quando rivendi le tue borse di lusso? Com'è possibile? Perché se io vado ad acquistare una cosa, non vado a pagarla usata più di quanto la pagherei in boutique. Naturalmente no. Per spiegarvi questa cosa vi faccio un esempio. Io ho acquistato la mia prima classica nel 2013 o 2014 e non mi ricordo esattamente i prezzi, ma è soltanto puramente per farvi un esempio. Più o meno l'avevo pagata sui 3.800 euro al tempo, forse sui 4.000, ma no, mi sa che erano più o meno sui 3.800. Quella borsa oggi costa 6.800, se non sbaglio, 6.500-6.800. Quindi quel prezzo in 7 anni è quasi raddoppiato, perché Chanel ha tantissimi aumenti, specialmente negli ultimi anni, ce ne sono spesso anche più di uno all'anno, e molto spesso sono aumenti del 10-15%, che per un brand già molto costoso è tantissimo, il 10-15% su una borsa di 3.800 euro, ok? Quindi siamo arrivati che in 7 anni la borsa che io avevo comprato a 3.800 adesso costa 6.500-6.800 euro. Quindi la mia borsa, che ovviamente queste sono borse praticamente indistruttibili, se le tratti bene e se come me hai una collezione così grande, quindi non usi sempre la stessa borsa, rimangono perfette nel tempo. Quindi la Chanel che io ho comprato a 3.800 euro, che è ancora perfetta, ho la card, il tesserino d'autenticità, la scatola, tutto quanto, è nuova, costa appunto, non mi ricordo esattamente, ma diciamo 6.800 euro, io posso tranquillamente rivenderla a 5.500 euro, guadagnarci su, perché l'avevo pagata 3.800, quindi guadagnarci un bel po' su, ma la persona che me l'acquista comunque le conviene acquistarla da me, perché io la vendo a appunto 5.500, mentre in boutique la vendono a 6.800, ok? Quindi questo è esattamente il perché io riesco a guadagnare quando vendo le mie borse Chanel, perché le tratto bene, le tengo diversi anni e le rivendo dopo diversi aumenti. Questo è quello che, e non è una cosa che si può fare solo con le borse Chanel. Ad esempio il mio Rolex, che ho da, anche questo da 6-7 anni, nel tempo è raddoppiato di prezzo, e appunto il Cartier, il Panthère che ho io, che è il modello piccolino, stessa identica cosa, da quando l'ho acquistato insomma è andato su di tantissimo, potrei venderlo e guadagnarci più del doppio di quanto l'ho pagato, non lo farò mai perché lo adoro, però questo è il discorso. Questi brand di lusso, specialmente negli ultimi anni, hanno tantissimi aumenti. Se da una parte non sono contenta perché se voglio fare un acquisto mi costa di più rispetto a prima, quando ci sono gli aumenti almeno appunto so che la mia collezione acquista valore, e se voglio rivendere qualcosina appunto posso guadagnarci un bel po'. Quindi messaggio super importante per questo video, ragazzi: davvero non acquistate mai 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 lusso vintage da siti che non sono più che affidabili, più che conosciuti, che hanno tantissime recensioni. E poi dico questo perché molto spesso le foto di link che mi mandate sono di siti cinesi poco raccomandabili. Evitate di acquistare da questi siti, ragazzi, se vi fanno vedere foto di borse perfette o foto di borse vintage bellissime ma il prezzo è troppo basso per essere vero, ragazzi, è perché evidentemente non è vero, ok? Quindi vi prego, le foto che mi mandate, veramente io non posso rispondere ad ognuna perché non so neanch'io, poi non posso prendermi la responsabilità, perché magari mi mandate appunto una foto di una borsa originale ma poi quello che vi spediscono è tutt'altra cosa. Quindi vi prego, a meno che non siano siti super affidabili, la risposta è sempre no, nel dubbio sempre 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 no. Per quanto riguarda il prezzo, per sapere se il prezzo è effettivamente un buon prezzo oppure no, fate un giro su tutti i siti che vi lascerò nel box informazioni, su vari siti vintage, per vedere la media del prezzo di quello che volete acquistare, così vi fate più o meno un'idea, perché alcuni di questi siti, perché sono ovviamente persone privati che vendono, molto spesso cercano ovviamente di
aumentare il prezzo, no? Di alzare il prezzo, quindi magari poi potete anche fare un'offerta in caso se sapete qual è il prezzo che più o meno dovreste pagare per quel capo, per quell'accessorio. Ad esempio, adesso sono andata su Designer Vintage, c'è una bellissima borsa rosa, che tra l'altro è dello stesso identico colore della mia, però questo modello è parecchio più vecchio e lo riconosco dal fatto che il pattern non è bombato ma è assolutamente piatto e super flat. Questa però, ad esempio, se vado a vedere, mi dice che non ha né la card, quindi no card, no box, quindi niente scatola, niente scontrino e niente dust bag addirittura. In questo caso, per esempio, io non acquisterei questa borsa, anche se il prezzo, per essere appunto una Chanel di questa grandezza classica, non è altissimo, perché si parla di 2.890 euro. Una borsa così, non so, su una media o una jumbo appunto in boutique, viene sui 5.000, 6.000, 7.000 euro, ok? Quindi non è tantissimo. Ma perché non è tantissimo? E perché probabilmente ha abbassato così tanto il prezzo e non riesce a venderla? Perché non ha né... Allora, ovviamente la box non è così importante da avere, però la card di autenticità più la dust bag e lo scontrino, ecco, io non vi... diciamo che anche la dust bag, ovviamente... preferenza, non succede niente se acquistiamo una borsa vintage senza dust bag, però una borsa vintage appunto senza card e senza scontrino io non l'acquisterei, ecco. Quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero vi sia piaciuto. Se avete altre domande lasciatemele nei commenti che vi rispondo al volo. Se mi sono dimenticata di menzionare qualcosa, io vi mando un bacio enorme, mia family, venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto domani sempre alle 17:30 qua su YouTube. Ciao!